Ed eccomi qua ragazzi, come promesso, nuovo ambiente. Oggi mi trovo in un ambiente decisamente urbano, un ambiente, un canale che a poche centinaia di metri da me attraversa proprio il centro abitato. Come vi dicevo, oggi inizia questo tour mio personale, che ogni anno normalmente faccio proprio per un motivo. Intanto qui ho visto un'onda, bene, ero rimasto che inizia questo tour mio personale perché nel periodo invernale nel nostro ambiente il livello dell'acqua scende drasticamente, l'acqua si ferma, si immobilizza e con l'abbassamento delle temperature il pesce si blocca completamente, o quasi. In questi ambienti urbani invece la cosa è decisamente diversa. Proprio nel centro di questi paesi si concentra la maggior parte del pesce. Perché? Perché gli scarichi urbani portano proprio alimento e acqua leggermente più calda. Qui il pesce si raduna ed è proprio lo spot ideale per noi pescatori. Oggi questo mio tour, diciamo così, di canali che entrano nei borghi, nei piccoli paesi, inizia da questo canale. Questo canale è un canale che tendo a frequentare proprio in questo periodo qua. Perché? Perché è famoso anche per i suoi pesci gatti americani di taglia abbastanza importante, forse più che per le carpe. Vedremo, oggi sono qua anche per loro. La mia strategia di pesca naturalmente è proprio mirata sia alle carpe che ai pesci gatti americani. La mia esperienza mi ha portato a capire che i pesci gatti americani amano le boilers molto dolci, e quindi oggi sono giù con delle boilers particolarmente dolci: miele, cioccolato, scopex. E naturalmente le boilers io, soprattutto in questo periodo, ma molto amo molto dippare le boilers, però soprattutto in questo periodo uso anche lo spray proprio per aumentare la trazione e la profumazione della mia esca. Quindi in questo caso ho utilizzato del cioccolato bianco al latte, è uno spray che serve proprio per dare profumazione e attrazione maggiore all'esca, renderla molto profumata. Naturalmente l'ambiente in questo momento è acqua ferma, di notte siamo prossimi allo zero, quindi molto fredda e bassa. Quindi ho bisogno di un'attrazione intorno alla mia esca probabilmente maggiore rispetto a qualsiasi altro periodo dell'anno. Proprio per questo creerò dei sacchettini in PVA carichi con del Method Mix inumidito allo scopex e del Method Mix praticamente secco. Ecco, questo perché? Perché il Method Mix bagnato mi si fermerà intorno all'esca e mi darà una massima attrazione a livello olfattiva, mentre il mix secco, molto leggero, tenderà a creare, diciamo così, una scia, essendo molto leggero, quindi tende ad andare anche con quel minimo di corrente che crea magari anche solo l'aria in superficie, mi creerà una scia olfattiva e una nuvola di colore, di profumazione più lontana alla mia esca. Ecco, questo è, userò, come vi dicevo, un sacchettino in PVA dove metterò appunto metà secco e metà bagnato. Farò 3-4 lanci con questi sacchettini ad ogni canna e poi vedremo quello che capiterà. Oggi sono fiducioso perché la temperatura e la giornata è dalla mia parte. Chiaramente l'acqua è bloccata, è ferma, non si vede niente, però quando non si vede niente io sono sempre fiducioso e spero sempre che qualcosa capiti. Se riesco a farvi vedere anche
famosi gattoni di questo canale, sarei molto contento. Ci spero. Quindi a presto, a dopo. Secco, umido. Ed eccolo, il famoso pesce gatto americano. Eccolo qua. Thank you.
ci siamo, è arrivata. Direi che la strategia ha funzionato ed è arrivata lei, la carpa che oggi aspettavo. Pronta per farvela vedere. Eccola la carpa che è arrivata. Eccola qua. Spettacolo, ragazzi. Guardate che carpa che è venuta su in questo momento. Spettacolare. Faccio quasi fatica a tenerla su. Bellissima. Amo anche questi posti. Una carpa che in questo momento tirano come dei tori. E questa è stata la dimostrazione proprio che di quello che mi aspettavo. Ecco la carpa. Tirava come un toro, ragazzi. Guardate che bocche che hanno queste carpe qua. Queste carpe qua selvatiche, io le amo. Bellissima. Ve la faccio vedere per l'ultima volta e poi vado a liberarla, anche perché qualcosa mi aspetto, qualcosa nell'imbrunire, quindi vado a mettere giù la canna prima possibile. Intanto vi faccio vedere l'ultima volta questo pesce qua, perché merita. Eccolo qua. Anche perché questo pesce merita veramente di essere visto, guardato bene, anche perché spero che sia la prima volta che viene fuori dall'acqua e che sia l'ultima. Ecco qua. Guardate che pesce. Guardate che pesce. Raga. E ora è l'ora di andare a liberare. Io spero che qualcos'altro venga su e spero nell'imbrunire. Quindi a dopo. Vado a liberare questo intanto. Bellissima. Eccomi qua, ragazzi, ce l'ho, fortunatamente nel buio è arrivata lei. Dopo tantissimi pescighetti americani di grosse dimensioni, finalmente è arrivato qualcosa di
per me che vale qualcosina in più. Infatti il combattimento me l'ha dimostrato. Ecco la carpa che è appena arrivata. Una bellissima regina che mi ha praticamente fatto impazzire. Questo è il momento che amo di più, perché l'acqua fredda mi porta normalmente qualche carpa di belle dimensioni e soprattutto tirano. I combattimenti sono eccezionali. Ecco la carpa che è appena arrivata. Bellissimo pesce. Naturalmente ho dovuto portare la macchina qui, accenderla, perché se no non si vedeva niente. Anche l'Urban non è male. Eccolo qua. Bene, vado a liberarla e vediamo se capita qualcos'altro. Vado. A dopo. Ed eccomi qua ancora. Non ho fatto in tempo a liberare la carpa, che l'altra canna è partita. Ed è altro super gatto. Eccoli qua, i super gatti di questo ambiente, di un ambiente urbano. Bene, a questo punto vado, andiamolo a vedere l'ultima volta e poi andiamo a liberare anche lui. Eccolo qua, il super gatto, uno dei super gatti, forse il più piccolo, direi questo. Bene, vado a liberare anche lui. È stato bellissimo, alla prossima raga, bye bye. Bene ragazzi, eccoci qua alla conclusione della giornata. Direi che questa mia prima uscita nei canali urbani non è andata male. Direi benissimo. Due carpe a segno, due belle carpe a segno, pesce gatti a non finire, e qualche mangiata persa, ma probabilmente pesce gatti, perché ho già visto che la mangiata in calare praticamente è opera loro, insomma. Oggi mi sono veramente divertito, soprattutto con la prima carpa, che è stata un treno che non veniva mai su, ed anche la seconda durante poi col buio è stata abbastanza difficoltosa la cosa. Bene, vado a fare sulle canne molto lentamente e ci vediamo la prossima volta. Vado! Ghiacciata
ghiacciata. Ma in diretta. Eccola raga, in diretta, una cappetta urbana. Eccola qua, cappetta urbana in diretta. Bene, e con questa vi saluto. Alla prossima, raga. Intanto vado a liberare anche lei.